seduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola. E come componete la vostra musica tutti insieme? Noi c'è qualcuno noi partiamo. Noi partiamo dalla musica degli altri, siamo un po' sciacalli da questo punto di vista, nel senso che ci piace lo swing, ci piace la musica, quella che fu di Buscaglione, Carosone, che comunque è sempre verde, sempre fruibile, e da quella noi partiamo per poi aprire delle parentesi comiche all'interno del brano stesso, quindi la nostra autorialità è relativa ai contenuti comici, non ai testi delle canzoni. Allora, riguardo ai testi, anzi no, alla musica, io vedevo delle facce un po' non troppo... No, io sono proprio così, non... Sei d'accordo oppure no con quello che ha detto lui? Quali sono i vostri punti di riferimento musicali? I nostri punti di riferimento sono Buscaglione, Carosone, Arigliano, Arbore, qualcosina spulciata così, ma neanche della Band Osiris, che voglio dire, per noi sono un po' come più che per dei genere... padri putativi, praticamente. Sì, più che per genere, per espediente, nel senso che la banda Osiris è una banda che usa il linguaggio della musica per veicolare un contenuto comico, e in quel senso ci sentiamo vicini, però per arrivare ai maestri ce ne vorrà, ne passerà di acqua da sotto ai ponti. E per dare chiamo Torina, e quante bestie al signor Torina, c'è l'asinello. C'è l'asinello incavolato. C'è l'asinello stitico. C'è il cavallo. Il cavallo pazzo. C'è la mucca. La mucca gay. C'è la mucchina. La mucchina incavolata col papà. Cosa vuoi fare? Pure io voglio fare l'animale. Allora, tu sai che io abborro queste gratuite smanie di protagonismo. Che protagonismo? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa io? Abborro! Quello che mi preoccupa è che cominciate a capire il barese, questo è veramente preoccupante. Che animale sai fare? La pecorella. La pecorella? Sì. Sicuro? Yes. Non cominciare che tu con l'inglese. Ah, vabbè, ti do una possibilità. Della vecchia fattoria, ia ia, e con te vesti al zio tuo, ia ia, c'è la pecorella. Grazie. Aspetta, no, è gratuito, perché il gioco era riuscire a riprodurre il verso dell'animale, nella fattispecie della pecorella, con lo strumento che tu suoni. Suoni una batteria, mi sembra altamente improbabile riuscire a riprodurre una pecorella con la batteria, e quindi nella vecchia fattoria. So fare. Sai fare il verso della pecorella con la batteria? Yes. Ancora? Proviamo, proviamo. Nella vecchia fattoria, e quante bestie al zio Tobia, c'è la pecorella. Te soffre, ca! Non applaudite, non ne usciamo più! Bene. Nella vecchia fattoria,
di noi ha una quantità di cazzate da dire, diciamo. E quali sono i vostri prossimi progetti di tournée? O... Domani partiamo a casa, torniamo a Bari. Siete tutti di Bari? Andiamo a mangiare un po' di lasagne. Sì, sì. Bari, Bitonto, Capurso. Lavello e... Filadelfia. Filadelfia, cioè Adelfia. Mettere i puntisti lì e modificare un po' di dinamiche su questo palco. Per il prossimo brano sei pregato di suonare e basta, perché tu sei preposto in questa band unicamente per suonare. Non è bello che tu cominci a guadagnarti la scena e a ruffianarti il pubblico con le tue cavolate. Quindi da questo brano in poi tu devi suonare e basta. Devi suonare, ricordati che devi suonare. Ciao. Per favore, no, no, non ti arrabbiare col pubblico. Hanno capito che non è giusto che tu invada il mio territorio. Devi suonare e basta. Per favore, come se lo dice tu, vuoi farlo? Volo, 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 sta calmo. È pericoloso, viene da Bari come tutti noi. Per favore, devi suonare e basta. Devi suonare e basta, ok? Non farti venire crisi da protagonismo, specie sei gratuito. Suona, sei un bravo musicista, suona. E vi siete, dove vi siete conosciuti? Prego, Tullo. Ah, aspetta, no, no, io volevo dire, mi suggerivano dalla regia che noi torniamo al Teatro Morgana il 22, il 23 e il 24 di aprile, a grandissima richiesta. Ma questo è importante, perché... dirlo, così tutti i nostri ascoltatori verranno, certo, a vedervi. Assolutamente. Votate, votate. Ma non c'entra niente il televoto, non è un... No, no, no. No, se... almeno questo è anche un mezzo pubblicitario per voi, è chiaro, e così avrete molto... Sono sicura che già avete successo, ma così magari ne avrete ancora di più. Speriamo, speriamo bene. Successo no, popolarità magari. Popolarità. Ma neanche, la soddisfazione di fare il lavoro che abbiamo scelto di fare. Che... Lui dice, basta che sia tutto molto positivo. Molto, molto, molto positivo. Molto, molto positivo, successo, basta che è positivo. Due positivo, no? Volevo ricordare ai webisti che c'è un piccolo spazio su internet, ecco, che ci riguarda, che è www.myspace.com/rimbamband. E stiamo allestendo anche il sito, che sarà operativo, spero, a brevissimo. Ok, io l'ho guardato il vostro MySpace, sì, mi sono chiesta, è un buon modo per lanciare la musica sul web, oppure come vi trovate? Avete avuto dei riscontri positivi, oppure... Per il momento a noi non ha portato... Come no? Abbiamo fatto 6 matrimoni. Ma per favore, ma non c'entra niente. No, no, no. Tu prova a ringraziare con un pezzo sassofonistico tutti gli amici di RB Casting. Qualsiasi cosa ti venga in mente va bene. Ah, ma un virtuosismo da paura, veramente. Vai, fallo tu. Beh, non ho capito, perché veramente... questo era meglio. No, effettivamente. Un saluto a tutti gli amici di RB Casting. Lui è il piacione della situazione. Ciao a tutti e ci vediamo presto su web RB Casting. Ciao. Pecorella Ciardo alla batteria. Raffaello Tullo. Bravissimi. Straordinari gli artisti della Rimbambelli. Io voglio dire subito qui, non voglio spezzare la prima. Eri piccola, 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 sei così. Viziata
coccolata, latte, burro, marmellata, piccola.